Palermo, contrabbando di sigarette, la Guardia di Finanza arresta due palermitani. Agrigento, scommesse illegali, operazione Breaking Bad della direzione investigativa antimafia. Palermo, alluvione 2022, la regione via l'itera per le richieste di esercimento da parte di cittadini e imprese. Marsala, in consiglio comunale prosegue la sessione dedicata al bilancio di previsione. Calcio, Coppa Italia d'Eccellenza, il Mazzara oggi a Sciacca, a caccia del pass per le semifinali. Benvenuti al TG Vallo prima pagina, apriamo con la cronaca. Operazione della DIA di Agrigento, denominata Breaking Bad, seguite 10 misure cautelari tra Licata, Campobello di Licata e Campobello di Mazara. Il servizio. La direzione investigativa antimafia di Agrigento ha eseguito oggi 10 misure cautelari. Nel dettaglio, una persona è finita in carcere, 5 domiciliari e per 4 è scattato il divieto di esercizio della professione e dell'attività imprenditoriale. Le misure cautelari sono state messe dal GIP del Tribunale Palermitano su richiesta della DDA. L'operazione è stata denominata Breaking Bad. Agli indagati si contestano a vario titolo il concorso esterno in associazione mafiosa, l'esercizio abusivo di giochi e scommesse con l'utilizzo di apparecchiature di gioco senza la concessione dell'agenzia dei monopoli, nonché l'estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. Gli indagati si sarebbero avvalsi di prestanomi nella distribuzione e installazione di postazioni per il gioco d'azzardo tramite gli apparecchi collegati in rete a siti internet esteri. Ai giocatori veniva consentito di partecipare a scommesse su eventi sportivi, nonché di scegliere giochi e fini di lucro. Tali attività sarebbero servite a contribuire al sostentamento economico delle famiglie mafiose di Licata e Campobello di Licata nell'Agrigentino, ma anche in parte trasferiti esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara. Nel corso dell'operazione sono state seguite anche per acquisizioni domiciliari nei confronti degli indagati. Due palermitani sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Sentiamo. I finanzieri di Palermo, nel corso di alcuni controlli eseguiti nei giorni scorsi, hanno arrestato due palermitani. I due uomini arrestati in flagranza di reato sono accusati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sono state fermate mentre trasportavano 45 kg di sigarette. Gli arrestati, al momento del controllo delle fiamme gialle, hanno dichiarato di trasportare capi d'abbigliamento e di non essere provvisti di alcun documento di acquisto della merce. I finanzieri, pertanto, hanno deciso di controllare i pacchi che si trovavano nell'auto dove sono state trovate le sigarette di contrabbando di varie marche. Per i due uomini, quindi, è scattato l'arresto in flagranza di reato e le sigarette sequestrate. Il mancato pagamento dei diritti dovuti all'erario è stato nella circostanza pari a 9.000 euro. La Capitaneria di Porto di Mazara ha reso noto che in località Acquarara, all'altezza del bivio per i Gorghi Tondi, sono presenti 30 pozzetti in cemento armato semiterrati nel litorale, dai quali affiorano dei ferri pericolosi. Nell'attesa della rimozione degli stessi da parte delle autorità competenti ai fini della pubblica incolumità, sono state adottate particolari cautele per scongiurare il verificarsi di danni a persone. Le persone in particolare dovranno prestare massima attenzione mantenendosi a distanza dal nastro che si trova posizionato vicino ai pozzetti. Sono stati aggiornati a questo pomeriggio e poi a domani i lavori del Consiglio Comunale di Marsala. All'ordine del giorno sono stati inseriti 7 punti, tra questi la prosecuzione dell'esame del documento unico di programmazione, poi il piano di valorizzazione e dismissioni degli immobili di proprietà comunale, l'esame del programma triennale delle opere pubbliche e il bilancio di previsione 2023. 2025. Le due sedute sono convocate alle ore 16.
3 milioni e 600 mila euro per il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali dei dipendenti delle IPAB dell'isola. La Regione siciliana, attraverso l'assessorato della famiglia e delle politiche sociali, ha impegnato i fondi per il 2023, dei quali quasi 2 milioni e 900 mila euro per pagare le integrazioni degli stipendi e gli oneri previdenziali del personale dipendente delle IPAB. Circa 721 mila euro riservati invece alla regolarizzazione contributiva delle posizioni previdenziali dei dipendenti degli istituti definitivamente inattivi. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. L'ANAS ha reso noto che a partire da oggi fino a sabato 11 novembre saranno eseguiti degli interventi di pavimentazione su una delle rampe tra l'autostrada 29 diramazione Alcamo-Trapani e la diramazione per l'aeroporto di Birgi. I veicoli interessati da questo itinerario dovranno proseguire in direzione Alcamo sino allo svincolo di Dattilo e poi rimettersi in autostrada sulla carreggiata in direzione Trapani, dove troveranno fruibile la rampa di uscita verso l'aeroporto. L'itinerario alternativo genererà un ritardo sui tempi di percorrenza di circa 10 minuti. Parliamo adesso dei ristori per l'alluvione del 2022. Nel Trapanese la Regione ha pubblicato la direttiva per la presentazione delle domande, i particolari nel servizio. Alluvione del 2022 nel Trapanese. Sono state pubblicate dal Dipartimento regionale della Protezione Civile le direttive per la concessione dei contributi per i danni subiti a causa degli eventi calamitosi verificatisi tra i mesi di settembre, ottobre e novembre del 2022. I ristori economici sono messi a disposizione dalla Regione siciliana in favore di privati e imprese. I cittadini o le imprese interessate a ottenere ristori potranno trovare la documentazione necessaria da scaricare sul sito web del Dipartimento regionale della Protezione Civile in base alla tipologia di intervento. Le domande per ottenere il contributo vanno presentate al comune territorialmente competente. Il comune di Mazara ha reso noto che le domande relative al territorio cittadino vanno presentate tramite PEC entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione delle direttive sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 3 novembre scorso. L'associazione per Mazara cambia sede legale. La nuova sede si trova in via Giotto presso il Palazzo della Legalità. L'associazione per Mazara, si legge una nota, è un'associazione politico-culturale costituita nel 2019 a tutela dei cittadini e del territorio. Ne possono far parte tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e cui piace fare politica come servizio ai cittadini e per il bene comune. Promossa e voluta da Papa Francesco, si celebra il 19 novembre prossimo la Giornata Mondiale dei Poveri, che nella diocesi di Trapani concluderà una settimana dedicata al tema Non distogliere lo sguardo dal povero, che si aprirà domenica 12 novembre alle 16 in seminario con un incontro di formazione aperto a tutti che sarà guidato dal diacono Tonino Cantelmi, psichiatra, psicoterapeuta, docente, divulgatore, esperto in dipendenze comportamentali. Su questo tema apparentemente marginale, infatti, il Vescovo Pietro Maria Fragnelli desidera offrire un'occasione di conoscenza e confronto.
Si è celebrata invece domenica scorsa presso il seminario vescovile di Mazara la festa del Ciao 2023 dell'Azione Cattolica Ragazzi delle associazioni parrocchiali della diocesi di Mazara. 272 ragazzi, 24 giovanissimi e 53 educatori hanno invaso letteralmente Piazza della Repubblica, trasformata in un campo giochi dagli educatori e animatori ACR. Il 18 novembre si terrà la giornata alimentare della colletta alimentare. Il 37esimo stormo di Birgi contribuirà anche quest'anno all'iniziativa solidale. L'aeronautica sarà presente con il personale del 37esimo stormo presso alcuni punti vendita di Trapani e Marsala, allo scopo di contribuire attivamente alla raccolta e trasporto delle derrate alimentari che saranno raccolte. Termina qui TG Pallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Pallo, terza pagina. Benvenuti al TG Pallo terza pagina, ci occupiamo di calcio. Si gioca oggi il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di eccellenza. Il Mazara di mister Toto Tedesco, dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa, incontrerà nuovamente lo Sciacca. La partita si giocherà alle 14:30. All'andata in casa hanno vinto i mazzaresi per 1-0. Calcio a 5, esce a testa alta dai sedicesimi di Coppa Divisione il Marsala Futsal, che al Palasport cittadino ha onorato il campo contro il Sicor Lube di Regalbuto, squadra militante nella più alta serie A2, l'Elite. È terminato 5-6 il derby siciliano di fronte al pubblico azzurro, che ancora una volta si è dimostrato il sesto giocatore in campo. Ha preso il via la stagione sportiva 2023-2024 della pallamano il giovinetto petrosino. Dopo la sconfitta incassata in occasione del primo match disputato lo scorso 22 ottobre a Masca Lucia, la formazione di coach Onofrio Fiorino ha approfittato della lunga pausa prevista dal calendario per completare il roster e perfezionare gli automatismi di gioco. I petrosileni debutteranno tra le mura amiche sabato 11 novembre alle 15, domani intanto alle 17:30 al palazzetto dello sport di Petrosino sarà presentata alla stampa e ai tifosi la formazione maschile che parteciperà al campionato di Serie A. Con lo sport è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.